Valentino Sciotti, si riparte per una nuova stagione con grande entusiasmo e anche con grandi ambizioni, lo possiamo dire. Sì, le attese sono tante e ora sta la strada a dimostrare che le attese verranno ripagate nel giusto modo. La squadra farà l'esordio tra un paio di settimane in Argentina e speriamo fin da lì di far vedere che è un anno giusto per noi. Parliamo di una squadra che non rappresenta l'Abruzzo, rappresenta l'Italia, una delle quattro formazioni professional del nostro ciclismo, una grande responsabilità, possiamo dire. Sì, purtroppo il ciclismo italiano si è impoverito, nel senso che non ha più Team World Tour, e per noi la responsabilità è ancora più grande. E ci presentiamo quest'anno con un team molto più forte del quello degli anni precedenti e indubbiamente ci aspettiamo almeno di poter fare molto bene nella tappa abruzzese del Giro, se lo faremo. Gli obiettivi però sono anche altri al di là del Giro d'Italia. Sì, noi l'anno scorso abbiamo corso in tutti i continenti e quindi si cerca sempre di far bene dappertutto. Poi non dimentichiamoci che il nostro team ha una forte influenza giapponese e quindi ci piacerebbe fare molto bene anche in quel paese. Valentino Sciotti cosa chiede alla sua squadra? Di dare spettacolo e di mantenere sempre un comportamento eticamente impeccabile. Per chiudere, Valentino Sciotti, se volesse fare un nome, dare un nome per il prossimo anno per la Nippo Fantini, su chi punterebbe? Guarda, io direi Grosu. Abbiamo Cunego che è una certezza, abbiamo Arredondo che in salita ha dimostrato di saper stare alla pari, se non meglio, dei più forti al mondo, ma Grosu è qualcuno che nessuno se l'aspetta, delle qualità incredibili. E deve soltanto crederci un pochettino più lui ed è l'atleta in grado di vincere parecchie gare.